Ciao, salve a tutti. Decima puntata di Napule Christvo, una canzone, una rasata, io paparacchio. E quindi decimo ospite d'onore di questa serie di puntate. Mario Trevi, che invito subito a venire qui accanto a me. Ciao Mario, bene tu? Io ti trovo molto dimagrita però. Hai fatto la dieta? No, forse? Mal di stagione si dice, raffreddamenti vari. La prima domanda a Mario, dato che Mario questa sera gioca in casa, possiamo dire perché? Perché per il suo prossimo lavoro teatrale, so che ha preso in compagnia delle persone conosciutissime per tutti coloro che hanno seguito Napule Christvo, e sono Maria del Monte e poi chi altro ci sta? C'è Trottolino. E Trottolino stesso. E poi ci sta anche Oscar. Quali altri nomi? C'è anche Oscar Di Maio, che ha fatto parte in queste puntate capitanate da Trottolino. E nello stesso tempo io vorrei approfittare dell'occasione. Anzi, Di Maio, sì. A parte Oscar, che è stato appunto ospite di queste 10 puntate, non è un cognome nuovo per quanto riguarda la sceneggiata. Insomma, Di Maio è ormai è un fatto un po' storico per quanto riguarda la sceneggiata, perché noi, proprio a proposito, Oscar Di Maio, abbiamo avuto il piacere, almeno io negli ultimi tempi, di vedere qualche spettacolo di Oscar Di Maio, diciamo non di Oscar Di Maio, che sarebbe questo qui, delle puntate di Napoli che sto... delle nuove leve. E io vorrei anche approfittare dell'occasione di informare il pubblico che quando debutteremo con questo spettacolo... Titolo? Si intitola Papà, questo spettacolo. Breve, succinto commento. Dunque, debuttiamo esattamente il 27 di questo mese al Teatro Arcobaleno di Secondigliano e poi verremo al Teatro Corso a Napoli il 17 al 23 novembre prossimo. E volevo dire che ci sono degli artisti, oltre a Trottolino, Maria del Monte, ci sta la signora Maria Di Maio, mamma di Oscar Di Maio. E poi ci sta Gennaro Maione, Giorgio Martin, ci sta Renato Morra, Paola Rossi, Rosaria Abate e qualche altro che adesso non mi ricordo. Ci sono io. Allora, c'è Mario Trevi, ovviamente. Invitiamo pertanto tutti i telespettatori ad andare a seguire questo lavoro di Mario Trevi che si intitola Papà, quindi dal 17 al 23 novembre. Mario, quest'oggi che pezzi ci fai ascoltare? So che è tratto dal tuo ultimo disco. Sì, e chiaramente io vorrei iniziare con una canzone allegra che si intitola Un Napolitano e poi vorrei cantare la canzone, se tu permetti e se Canale 21 permette che io diciamo presento questa canzone Papà, che poi faremo la sceneggiata e gireremo, ecco, un po' tutta l'Italia. Da questa canzone è tratto il titolo della sceneggiata, del lavoro teatrale. Sì, allora, il titolo della prima hai detto? Un Napolitano. Un Napolitano? Di Renato Fiore Campassi, perché gli autori ci tengono, sì, tanto. E invece Papà? E invece Papà è di Finizio, quel cantante giovanotto Gigi Finizio, che è poi il paroliere è De Stefano. Allora ascoltiamo da Mario Trevi, che chiude questa serie di trasmissioni di Napule Christvo con O Napolitano e Papà. A te, Mario. Ciao Rossana, e grazie a te per avermi presentato così simpaticamente. Amici belle, parlami chiaro, ma vi siete pigliate per straniere. E pure vedete che sta succedendo a questa amabilissima città. Ma si caccia per dirmi coraggio, va a farmi che facciamo più peggio, e perciò fino a quando scompare sta nuvola nera che andammo così. I sono figli di Napoli, sono figli di sta città, sono nato per uccagnere, per ridere e cantare, a fronte all'eramento ogni dolore, ma pare dolce puro capi amare, perché mi ride Napoli in tuo cuore. Ogni giorno sopporta una croce, per sei giorni desidera una pace, però quando ero un bene che sfonta pensiero e dormiente me l'ha già scordato. I sono figli di Napoli, sono figli di sta città, sono amante cose semplici, ma saggia accontentare, che femmina che tengo dentro cuore,
spartano da ralla rive mare, e tutto riesce bene più sapore, perché sono napoletane, perché Napoli va così. È sempre stesso un napoletano, cantando campo e more passione. E voi dicite che a chi sto paese, da tanto tempo non so canta più. Ora c'è ma che gli ha pensando, cari amici che state dicendo, che sia terra tu pure in toppano trovate canzone pulita capire. Affronta allenamento ogni dolore, ma pare dolce puro farti amare, perché merita Napoli in tuo cuore. Ogni giorno sopporta una croce, per sei giorni desidera pace, però quando ad un meno che sfonda pensiero e tormenta, ma la già scurata. I sono figli di Napoli, sono figli di sta città, sua amante cosa semplice mi sa già contenta, che femmina che tengo dentro cuore, mi spartano da ralla a rive mare, e tutto riesce bene più sapore, perché sono napoletane, perché Napoli va così. Quando ero piccerillo, mamma mia mi imparava a pregare e diceva, prega, prega insieme a mammarella tua, ma darai che preghiera meglio, che preghiera tua arrivare a mettere da Madonna, a Madonna ti faceva vedere figlio mio, e mi piangere, e mi diceva sempre non piangere, ma poi mi dimandava sempre, a che serve? A pregare non cicate con me. Sole, hanno parlato di tanta poeta, e io che so cercato non te vedo, che pato son così non vega veglia. Sole, oi sole, per me che luce ha fatto. E per risposta a voce sto creatore, ba 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 ba, non saccio quando è giorno, quando è sera, ma da fammi vedere oggi è Natale, è nato bambinello, pure a sto figlio mio vorrei vedere, tu e le compagnate fino in croce,
e io tengo in braccio, e io tengo in braccio, e non lo vedo mai. Tremmo sto padre dentro a chiesa nera, cento preghiere sento dentro scuro, dentro sta notte santa si dispera. Grazie, aspetta te. Oggi è Natale, è nato bambinello, pure a sto figlio mio vorrei vedere. Tu e le compagnate fino in croce, e io tengo in braccio, e io tengo in braccio, e non lo vedo. Allora Mario, bravissimo, ci compiacciamo e ci complimentiamo con te. Io comunque ti ringrazio a te e a Canale 21 e ai radioascoltatori che mi hanno, diciamo, sopportato anche questa volta qui in questa trasmissione. Grazie a Valente e a Luciano Valente che mi ha ospitato qui, e vorrei ricordare tutti quanti al Teatro Corso dal 17 al 23 novembre con la nostra compagnia. Verranno senz'altro. Grazie Mario, ciao, e ciao, in bocca ciao, al lupo. Ciao, grazie. Ciao. E quindi non mi rimane altro che salutare per la decima ed ultima volta i telespettatori. E tutte le cose terminano, le belle e le meno belle. Mi auguro che questa serie di puntate sia tra le più belle. A tutti voi comunque un avvertimento, non vi dispiacete assolutamente se è terminata questa serie di trasmissioni, perché in qualsiasi momento, accendendo Canale 21, potrete senz'altro prima o poi rivedere i vostri beniamini. E non mi rimane altro quindi che salutarvi per l'ultima volta con